pensi erano i miei musicisti con cui sono attualmente, con cui mi trovo molto bene, con cui vado molto d'accordo e sono felice di dividere con loro i momenti dei concerti e non soltanto. Sono molto contento di stare insieme a loro. Penso ci vogliamo bene, c'è una buona intesa tra di noi, quindi è una cosa solida, penso si senta. La strada che non posso vedere. Gli artisti, lo staff e tutti coloro che passano anche semplicemente per bersi una birra o ascoltare un po' di buona musica o vedersi un bello spettacolo teatrale. Oggi sono una delle mie multi-identità. In quest'epoca precaria ognuno di noi è formato da chi più chi meno, da diverse identità diverse, così tutti i cappellini che a seconda dei contesti ci mettiamo. Nelle stanze gelate al calore del petrolio bruciato. Casa mia, Firenze, visto che sto molto a casa, passo le mie giornate in solitudine, in silenzio, leggendo libri, ascoltando musica, in camera mia con l'aria condizionata, sto anche molto bene, insomma, sono un solitario. Dov'è Caro Ponte? Non a Milano, a Sesto, dove si lavorava tanto e dove la gente si difendeva il proprio posto di lavoro. Oggi è un nuovo posto di lavoro per molti, sperando che non ci dovremo mai trovare a difenderlo con le armi come fu fatto qua ormai 60 anni fa. Di queste distanze, di queste distanze. Viene in mente adesso un periodo di grandi anche stravolgimenti morali, interiori, però insomma, non, come si suol dire in gergo, non c'è crisi senza crescita, per cui insomma vedremo un po' il futuro cosa che sorprese ci riserverà, insomma sono curioso di esserci e vivermelo. È dalla mattina alla sera, cioè la prima telefonata arriva prima delle 9 e l'ultima è il messaggino della Sabri che ci dice quanto abbiamo incassato verso le 3:15.